Ciao a tutti, sono Claudia, storica dell'arte, e oggi vi porto a scoprire una delle perle di Genova, Palazzo Interiano Pallavicino. Questo palazzo è stato costruito negli anni 60 del Cinquecento per la famiglia Interiano, una famiglia di nobili vecchi che si era arricchita grazie a contratti commerciali e mercantili con la Corona di Spagna. In particolare, il palazzo fu costruito per il capofamiglia, Lodovico, e per i suoi due figli, Paolo Battista e Niccolò. Quest'ultimo era un assentista, quindi in poche parole un armatore di galee, per il re di Spagna, Filippo II. Il palazzo, per la sua magnificenza, già nel 1576 fu introdotto nei Palazzi dei Rogli e nel 1622 fu invece ascritto nei Palazzi di Genova di Pietro Paolo Rubens. Il palazzo subì numerosi passaggi familiari. Nel 1820 fu acquistato dal duca Pasqua Vivaldi, che decise di intraprendere dei nuovi lavori di restauro e ristrutturazione dell'edificio. Nel 1836, tuttavia, il palazzo fu nuovamente acquistato dalla famiglia di Domenico I Pallavicino. I Pallavicino, che sono tuttora i proprietari del palazzo, iniziarono quindi dal 1836 nuovi lavori di restauro e ristrutturazione dell'edificio. Ci troviamo nell'atrio dello stupendo palazzo, un atrio molto decorato, in cui spiccano naturalmente gli affreschi della volta, gli affreschi delle pareti, i busti e le statue in marmo bianco. Partiamo in alto. Qui abbiamo nella volta un capolavoro della famiglia Calvi. I Calvi erano una bottega familiare di pittori, grandi protagonisti del Cinquecento genovese. In particolare qui lavorarono il capofamiglia Pantaleo Calvi e Benedetto, uno dei suoi figli. Il riquadro centrale rappresenta una battaglia biblica di dubbia interpretazione. Per molti è la battaglia fra Davide e Saul, con la sconfitta di re Saul, oppure per altri la battaglia fra Sennacherib ed Ezechia. Tuttavia siamo sicuri che sia una battaglia tratta dall'epopea biblica. Siamo infatti negli anni letteralmente successivi al Concilio Tridentino, un concilio che vuole affermare la potenza del credo cristiano. Di conseguenza, molti proprietari di palazzi decidono di mettere da parte per le proprie decorazioni le battaglie fra eroi e gli amori fra dei, per dipingere quindi le storie della Bibbia. Tutt'attorno, sempre opera della famiglia Calvi, ma questa volta con ridipinture ottocentesche, abbiamo figure allegoriche. La fedeltà, la liberalità, la vittoria, la pace, la fama, la religione, l'intelletto e il silenzio. Anche le pareti sono affrescate, questa volta però sempre nell'Ottocento, da due pittori genovesi, Boccardo e Leoncini. Spiccano poi in questo trionfo di colori le statue. Abbiamo due busti di Salvatore Revelli, che sono i busti femminili, e due busti di Santo Varni, i busti maschili. Santo Varni è noto per la monumentale statua della fede che oggi si trova al cimitero di Staglieno. Sempre di Salvatore Revelli sono le stupende statue di Elena e Paride, i protagonisti della guerra di Troia. E infine, in modo molto scenografico, Antino di Niccolò Traverso, una statua acquistata direttamente dai Pallavicino. Niccolò Traverso è uno dei grandi protagonisti dell'Ottocento genovese e qua rappresenta in forma molto classica Antino, che era il favorito dell'imperatore Adriano, che purtroppo fece una fine molto infelice poiché scivolò da una barca e morì nel fiume Nilo annegando. Adriano, sconvolto, decise quindi di deificarlo, quindi di renderlo una divinità. Eccoci nella loggia del primo piano, la loggia dedicata al re di Israele Davide, affrescata dalla famiglia Calvi. Il grande re di Israele Davide, con la sua furbizia, riuscì a portare la pace nel suo popolo. In particolare grazie a un episodio, la sconfitta del gigante Golia. Nell'altro ottagono, sempre opera della famiglia Calvi, abbiamo il trionfo di Davide, che dopo aver tolto la testa al suo nemico, torna a Gerusalemme trionfante. Tutto attorno, sempre della famiglia Calvi, queste stupende figure allegoriche, che sono le quattro virtù cardinali. Prudenza,
giustizia, temperanza e fortezza. L'altro grande protagonista di questa sala è lui, il cosiddetto Bambino in camicia, opera di Pietro Costa del 1874. Il suo nome è vero, in verità, è Bambino che gioca con l'erma di un fauno. Ma cos'è un'erma? Un'erma non è altro che la statua di una testa o di un busto sopra un pilastro. Eccoci nella loggia del secondo piano, affrescata sempre dalla famiglia Calvi, sempre negli anni 60 del Cinquecento. Gli episodi raccontano la storia del re Salomone, il re irreprensibile e saggio che con la sua bontà e la sua intelligenza riuscì a riunire e a riappacificare il popolo di Israele. Negli ottagoni centrali abbiamo le storie più importanti. L'incontro fra la regina di Saba e Salomone e la cosiddetta storia dell'idolatria di Salomone. Tutto attorno altri episodi della vita del re e quattro figure allegoriche. La scultura, l'eloquenza, l'astronomia e la pittura. La pittura, l'astronomia e la storia dell'idolatria di Salomone sono però di un altro artista, non dei Calvi, bensì di Giovan Battista Carlone, grande protagonista del Seicento che affrescò la Cappella Dogale di Palazzo Ducale. Questo è lo strabiliante giardino di Palazzo Interiano Pallavicino, un giardino costruito a terrazzamenti, quindi che si articola in verticale. La prima parte termina con lo stupendo ninfeo. La seconda parte superiore fu acquisita successivamente, dopo la soppressione degli ordini monastici del 1798. Particolare è il fatto che qui si trova il convento di Santa Caterina da Luccoli, che fu distrutto e quindi il terreno acquistato per creare il giardino. Dal 1971, sul cucucciolo della collina, è presente anche il Museo d'Arte Orientale Edoardo Chiossone, capolavoro dell'architetto Labò. Ci troviamo nello stupendo salone da ballo del nostro palazzo, un salone riccamente decorato e con un affresco meraviglioso sulla volta. Eccolo lì, è la battaglia tra Costantino e Massenzio, la cosiddetta battaglia del Ponte Milvio, che rappresenta il trionfo del credo cristiano. È stata rappresentata da, naturalmente, la famiglia Calvi, stessa bottega che lavora anche nelle altre aree. Meraviglioso poi lo stupendo lampadario, un lampadario in cristallo e vetro d'altare, che è sicuramente stato realizzato nel paesino dell'entroterra. Stupendi poi gli arazzi che sono alle pareti, sono i cosiddetti arazzi d'oria della prima metà del Cinquecento. Abbiamo da questo lato settembre con Bacco e la vendemmia, da questo lato invece Giove, il lavoro nei campi e quindi la rappresentazione di ottobre. Bellissime poi le statue in legno dorato, anche se prima dorate non erano, opera di Maragliano. Sono la Verità con lo specchio e Seminuda, dall'altro lato invece la Gloria con la corona d'alloro. Questa sala fu molto importante perché nel 13 settembre 1892 ci fu un gran ballo dove furono invitati i dignitari di corte, ma soprattutto i reali d'Italia, che da qui salutarono la folla festante.